diritto di famiglia, se ne è parlato ad Augusta nel salone settecentesco del Palazzo di Città, presente la deputata Sofia Omodio. Allora, si parla di nuovo diritto di famiglia, si parla di migranti, di bambini che hanno problemi a causa anche delle separazioni, a volte traumatiche, di questi tempi. Ci sono famiglie che sono proprio disancorate, e tra l'altro in lotte intestine fra marito e moglie, i bambini soffrono moltissimo. L'ultima notizia che mi è stata data di una ragazza di Augusta è dovuta scappare dall'Olanda, il padre pare fosse violento e la bambina l'ha portata con sé, però il padre ha denunciato per sottrazione di minore e con caso che forse non è inconsueto. Sì, stamattina c'è stato questo importantissimo convegno organizzato dalla sezione, diciamo, provinciale di Augusta dell'Associazione Il Cammino. Devo dire che, contrariamente a molti altri convegni, purtroppo non si è parlato solamente teoricamente, ma di fatto con esperienze concrete anche di tribunali. Il convegno verte in particolare sull'ascolto del minore. Perché? Mi riallaccio alla sua domanda. Sì. In tutte le separazioni e divorzi, qualunque tipo di provvedimento che debba prendere il giudice ricade necessariamente sulla vita presente e futura del minore. Ecco, in base a questo nuovo decreto legislativo, l'ascolto del minore non solo nelle separazioni, nei divorzi, ma anche nelle richieste di decadenza dalla potestà, per esempio quando appunto un genitore si comporta con atteggiamenti pregiudizievoli nei confronti dei figli, il minore deve essere ascoltato. Deve essere ascoltato in prima persona dal giudice, dal presidente del tribunale o dal giudice delegato. Ma chiedo scusa, non c'è la possibilità, entriamo in discorsi molto tecnici, che un bambino possa essere in qualche modo fuorviato, condizionato anche psicologicamente, consapevole, ma anche in maniera artificiosa, subdola, certo, da un genitore? Certo, la sua è un'importantissima domanda che nella pratica giudiziaria avviene, nel senso che il bambino è chiaro che può essere fuorviato dalla diatriba della madre o del padre. Tra l'altro dico io sempre che non è il soggetto debole, non è solo il minore è il soggetto vulnerabile, proprio per quello che dice lei, ma i soggetti deboli sono anche i genitori, perché si lasciano trasportare dalle loro debolezze, che sono ripicche, rimproveri, soprusi, anche vicendevolmente. Allora questo la legge presuppone che, e dispone anche che il giudice può avvalersi della competenza e quindi della presenza, quando ascolta il minore, di psicologi o di esperti che possono valutare attentamente se il minore è stato plagiato da uno dei due genitori. In questo caso gli avvocati entrano, ovviamente. Non è detto. No. Gli avvocati nella pratica giudiziaria, devo dire onestamente, i tribunali permettono la presenza degli avvocati, che devono rimanere silenti durante l'ascolto del minore, questo sì. E per quanto riguarda le parti, in particolare i genitori, devono essere autorizzati dal giudice a parlare eventualmente. No, a parlare, ad essere presenti. L'ascolto del minore. Ho capito. Devo dire, questo bisogna fare molta attenzione. Ecco, il diritto di famiglia adesso è in una fase di revisione, se ho capito bene. Beh, il diritto di famiglia, diciamo una parte del diritto di famiglia, è stato revisionato con una norma, la 212 del 2013, sì, con una legge molto importante che ha equiparato i figli naturali, cioè nati fuori dal matrimonio, ai figli legittimi nati dentro il matrimonio, cioè sono tutti figli senza distinzione tra naturali e legittimi. Diciamo che il diritto di famiglia è sempre in evoluzione. Beh, certo, data l'evoluzione dei tempi, dei costumi. Perfetto. E allora, cosa possiamo dire in conclusione? Queste donne, perché tutte donne avvocate mi pare, no? Hanno maggiore sensibilità verso queste tematiche? No, io ogni volta che si parla della differenza tra uomini e donne sono molto restia a creare ulteriori differenze. Io credo che un avvocato sensibile è tale se ha una cultura dell'etica, dell'umano, che sta dietro ogni provvedimento, ogni ricorso che deve fare, e questo, che sia uomo o sia donna, non ha nessuna importanza.